Ciao e benvenuti a questo nuovo video, un video un po' speciale. Parliamo di una nuova casa editrice che ha esordito in Italia nel Florido Panorama Manga, che diciamolo ultimamente è un po' quello che sta dando da mangiare a tutte le nostre case editrici preferite, temo. Ora sapete che io, anche se la cosa sembra non passare, in effetti lo sfondo non aiuta, sono un grande fan dei manga. Tecnicamente io ho iniziato a collezionare fumetti con i manga, poi però diciamo che ho avuto anche tanta influenza americana. Però non prendiamoci in giro, il motivo per cui qui dietro ci sono quasi solo volumi americani è perché i volumi americani sono grossi e i manga in genere no, e quindi ho solo questi. Detto questo, è evidente che negli ultimi anni il manga va molto forte in Italia. Vuoi per una questione puramente strutturale di come funziona, è molto più facile accedere a un fumetto giapponese rispetto a una serie serializzata da anni in America o anche in Italia, parlando banalmente di Bonelli, e quindi i giovani approdano più facilmente a questo mercato, che poi è spinto ovviamente dalle produzioni animate che gli danno quella marcia in più. Ma a parte questo, parliamo di una nuova casa editrice, appunto Toshokan, che è arrivata in Italia presentando un po' di fumetto orientale, non solo giapponese fra l'altro, anche se in realtà non è davvero una nuova casa editrice, ma semplicemente una nuova etichetta all'interno di una realtà editoriale già affermata, quella di IF Edizioni, casa editrice che ha più di 20 anni, ma che fino ad oggi aveva avuto il suo core business nella riproposta di grandi classici del fumetto, in particolare italiani, spesso bonelliani tra l'altro. Ma sotto la direzione editoriale di Davide Castellazzi è appunto nata questa etichetta, e oggi vi faccio vedere i primissimi fumetti usciti. Sono 5 su 6 in realtà, perché uno non mi interessava particolarmente e ho preferito non acquistarlo, d'altronde i fondi sono limitati. In ogni caso, per chi non lo conoscesse, Davide Castellazzi è attivo sul panorama fumetto, in particolare con un occhio di favore a quello giapponese, fin dagli anni 90, consulente, direttore di riviste, ha progettato intere collane e linee editoriali ed è sicuramente un nome importante nel panorama italiano per quanto riguarda il fumetto giapponese. E la cosa si nota anche dalle scelte che è andato a fare. Ora, diamo un'occhiata visiva. Ho qua i nostri titoli, sono 5 fumetti. Ve li presento rapidamente, giusto per dare un'occhiata. Abbiamo Great Trailers di Akira Miyagawa, un manga tuttora in corso di pubblicazione in Giappone, anche se è uscito un solo volumetto. I Difensori del Confine, in 2 volumi complessivamente. La Biblioteca Sotterranea e altri racconti di Chome, o Chome, non ho idea. Vino di Zucca, un classico degli anni 80 di Mitsuru Miura. E per finire, Estate Infinita, un fumetto vietnamita di Lam Wang Truc, che come potete notare un po' diversamente dagli altri si legge all'occidentale, per così dire, perché in Vietnam evidentemente pubblicano con la lettura uguale alla nostra. Certo, sfogliandolo non si notano particolari differenze rispetto ai manga come stile, però sembra una cosa piuttosto interessante e piacevole, gli daremo un'occhiata. In ogni caso, non ho ancora letto nessuno di questi fumetti. Ci ho tenuto in realtà a fare questo video non tanto per parlare appunto dei fumetti singoli, quindi sono totalmente all'oscuro di come saranno, se mi piaceranno, se andrò avanti a leggerli. Semplicemente mi interessavano, ed essendo anche 2 volumi unici, uno comunque in 2 volumi, un altro ancora questo, al momento un solo volume disponibile, ci stava secondo me provarli. In ogni caso non mi sono fatto grossi problemi. L'altro che non ho comprato è Yan, fumetto cinese di Chang Sheng, anche se poi in realtà non è propriamente cinese, è di Taiwan, credo. 6 volumi, visivamente non mi pareva proprio il mio genere e ho preferito lasciare perdere. Ma a parte questo, di cosa possiamo parlare, visto che i fumetti non li ho letti? Ovviamente di com'è l'edizione. Partiamo di base da una delle cose che personalmente per me è molto importante: la comodità di lettura. I volumi sono morbidi ed è una cosa estremamente positiva. Ammetto che ormai è abbastanza la norma nella produzione di volumi da fumetteria, quindi che non vanno direttamente in edicola con sovracoperta, però devo dire mi trovo molto a mio agio con la solidità dei volumetti. Per quanto riguarda la carta, si è scelta una carta abbastanza gialla che non dà particolari problemi e ricorda molto la carta originale dei Tankobon, se andiamo a vedere. Giusto per fare un confronto, Asadora, edizione originale giapponese, come vedete la colorazione è abbastanza simile, anzi quello di Asadora è addirittura un po' più grigiastra, anche se devo dire che ha un po' i suoi anni questo volumetto. Però anche se lo paragoniamo ad esempio a Berserk, in Giappone non usano una carta ultra mega bianca come invece si tende a fare da noi. Come vedete è abbastanza simile alla scelta fatta da Toshokan. Poi vabbè, anche in Giappone ci sono i casi particolari, questo addirittura è su carta patinata,
la nuova serie di Gashama. Vabbè, è il Giappone, non è da noi. Comunque, dicevamo, a livello di qualità di stampa, questo non è ovviamente il volume migliore da cui partire, perché essendo un'opera molto vecchia, è più difficile reperire gli originali e mi è stato detto da fonti non ufficiali che fondamentalmente sono tutte scansioni. Un po' si nota, ma temo non ci fosse un modo migliore. Se andiamo su opere invece più recenti, ad esempio questa, direi che non ci sono particolari problemi, anzi trovo molto molto gradevole la resa. I grigi funzionano, i neri anche, mi sembra. Non vedo particolari effetti moiré, ma lì vabbè, dipende anche molto da manga a manga. Quindi, ripartendo da uno, una delle caratteristiche principali di Toshokan è questa scelta che sinceramente non ho capito moltissimo, di trasformare l'interno delle sovracoperte in delle sorte di poster. Alcuni sono in formato verticale, altre in formato orizzontale. Devo dire che per quanto mi riguarda è una cosa che lascia un po' il tempo che trova, non che sia un male, ovviamente. Non lo trovo particolarmente interessante come cosa, ma probabilmente a qualcuno piacerà. E in generale, almeno per quello che ho visto, sono parte della cover riproposta in modo diverso. Ci può stare, come no. Se proprio proprio volessi fare una critica, però non è una critica di merito, una cosa che non apprezzo tantissimo è quando sotto la sovracoperta ritroviamo esattamente la stessa sovracoperta in bianco e nero. Però è una cosa che spesso dipende anche dall'edizione originale. Vi riprendo dei manga originali. Con Berserk più o meno c'è esattamente la stessa cosa, quindi più o meno c'è la stessa immagine, non identica al 100%, ma molto simile. La quarta di copertina effettivamente è diversa in Berserk, ma non tanto, cambia soltanto la posizione dell'immagine. Qui abbiamo esattamente la riproposizione uno a uno di quello che vediamo all'esterno, tranne il codice a barre. Ed è così fondamentalmente per tutti i volumi, da quello che ho visto. Ma non avendo la possibilità di verificare come sono i volumi originali, anche qui c'è poco da criticare. È semplicemente una roba di gusto personale. Facendovi un esempio con Asadora, Asadora ha gli sketch sotto. Però, ribadisco, non è che questo sia così fondamentale o che vada a cambiare particolarmente la qualità. Ora, tutti i volumi sono piuttosto ricchi, nel senso che si aprono con il più classico dei colophon, il sommario, come ci possiamo aspettare, ma abbiamo anche un'introduzione di Davide Castellazzi per ogni singolo volume. Ammetto che io non sono una di quelle persone che lo trova così utile, a me non interessa così tanto un approfondimento scritto da chi dell'opera, bene o male, non si è occupato, però tante persone lo trovano invece una cosa molto necessaria. Ho sentito strenue battaglie sul fatto di preferire che un manga venga portato da un editore rispetto a un altro, proprio per gli eventuali approfondimenti che ci si possono trovare all'interno. Ribadisco, a me interessano poco, però vabbè. Comunque abbiamo in ogni caso anche tavoli a colori dove ci sono, e devo dire che nel complesso sembra una proposta interessante. Fra tutte le opere proposte, quello che si differenzia di più è I difensori del confine, per cui è stata scelta una carta totalmente diversa. Il volume è ovviamente un po' più duro, ma proprio perché lo stile di disegno di questo manga è estremamente particolare ed evidentemente su una carta più porosa non avrebbe reso al massimo, ed è stata una scelta ovviamente assolutamente condivisibile. Costa un po' di più, infatti costa 7,90 rispetto ai 6,90 che costano tutti gli altri, però che dire, ci sta assolutamente, ha il suo senso. E tra l'altro, non avendola ancora letta, sembra un'opera davvero peculiare dall'aspetto grafico, per cui sicuramente ve ne riparlerò più avanti. Tornando a noi, ancora due o tre cosettine da dire. Intanto, oltre a queste sei opere già presentate, hanno annunciato che in futuro verrà pubblicato Jarinko Chie, che è un'opera ancora più vintage, pubblicata in Giappone fra il 78 e il 97, e che è in totale composta da 67 volumi. Non è ancora ben chiaro se sarà una proposta integrale, se sarà una proposta tipo best of, vedremo, comunque ve l'anticipo. Particolare interessante, vediamo un po' come e quando arriverà. Vorrei concludere questa cosa parlandovi del mio rapporto con Toshokan, che è stato abbastanza divertente, nel senso che ne ho parlato ovviamente su Twitch, e se mi seguite su Twitch sapete che su Twitch tendo a essere un pochino meno professionale, un pochino più diretto, e tendo un po' a scherzare con la chat e ovviamente ad attaccare un po' di più le case editrici. Nel caso di Toshokan in realtà ho un po' di problemi nel relazionarmi, nel senso che tutta la gestione dei social di Toshokan, nonostante le proposte poi siano abbastanza variegate e per un pubblico anche secondo me non di primissimo pelo, nel senso che
se escludiamo cose molto molto appetibili, tipo questo, che sembra proprio il classico manga action fantascientifico un po' per tutti, o anche se vogliamo vedere le robe un pochettino più romantiche, che però comunque è un prodotto vietnamita, è un prodotto un po' diverso. Nonostante questo, la loro promozione sul web è fatta tutta a base di meme, di giochi di parole terrificanti tipo la casa editrice che mangava, e sinceramente io non ho potuto fare a meno di prenderli in giro su questa cosa e di far notare come la loro pagina Instagram mi abbia un po' stranito, nel senso che prima di questo post in cui quantomeno vediamo i fumetti e comunque condito di meme, non c'era effettivamente nella settimana delle uscite un post che mi elencava le uscite, o meglio c'era ma era nascosto, ed è questo qui del giveaway. Se noi apriamo questo qui del giveaway vediamo che poi all'interno effettivamente i volumi ci sono, però magari farmi un post dicendo ehi è la settimana delle uscite mi sarebbe tanto piaciuto. Ma lo ammetto, purtroppo ho una visione del web è un po' da vecchio forse, non lo so. E poi odio i meme, è un mio limite, lo ammetto, ma i meme in generale non mi fanno ridere, soprattutto i memini che vanno su TikTok, non ce la faccio. Detto questo, ho apprezzato il fatto che abbiano scherzato sul fatto che li ho attaccati in live con una storia su Instagram, che poi ho ripubblicato anch'io, e alla fine mi sembra che non se la sia presa nessuno, spero, non ho nessuna intenzione ovviamente di litigare con una casa editrice, soprattutto quando non ha fatto niente di male per ora. Detto questo, facendo un po' la somma di tutto, devo dire che sono soddisfatto, almeno per ora, delle uscite, poi ovviamente le leggerò, ne riparleremo sicuramente, ma per ora, quantomeno a livello puramente editoriale, devo dire che secondo me ci siamo senza problemi. Ora, se proprio vogliamo fare un dissing a Toshokan, io lo faccio, il logo mi sembra quello di Ikari, ma qui lo dico e qui lo nego. Ciao amici di Toshokan, ciao amici di Ikari, con questo direi che è proprio tutto. Intanto io vi ringrazio per aver seguito il video, se vi è piaciuto come sempre mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho un gruppo Telegram che parla di fumetti, un canale con le notifiche, un canale con le offerte, una pagina su Twitch, faccio live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21, un secondo canale YouTube, Cantina Pelata, qui ricarico le live. E poi ovviamente Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!